Ok, speriamo funzioni tutto. Buongiorno a tutti, ringrazio Alberto per avermi invitato qui, ringrazio tutti i componenti di Porte Aperte che ho conosciuto anche solo tramite internet di fatto negli ultimi mesi. Ringrazio il carissimo Andreas V, detto Dio, senza il quale probabilmente non ci sarebbero, diciamo, soluzioni così di qualità. Azzerdo un po' il termine, allora, quello che tratterò un po' oggi sono dei nuovi aggiornamenti dei lavori che testimoniano anche un continuo processo di miglioramento. Quello che cerco di fare è di non darmi proprio un punto di arrivo, ma di vedere il tutto come un processo in continua evoluzione, e anche il numero di aggiornamenti che chi ha a che fare con il Sysadmin riceve credo testimonino questa tendenza. Ok, vediamo se so farlo andare, perché sembra quasi che quelli di Linux abbiano lanciato una maledizione. Ok, funziona. WordPress per le pubbliche amministrazioni. Due parole su chi sono, che è anche di fatto la domanda che viene più spesso rivolta. Ho 20 anni appena compiuti, nato a Bergamo, liceo scientifico, quindi come esperienza di programmazione diciamo nulla, studente di ingegneria informatica all'Università di Bergamo, e vivo a San Pellegrino Terme. Vivo a San Pellegrino Terme, un bellissimo paese della Val Brembana che ovviamente vi invito a visitare, e San Pellegrino Terme è anche la chiave un po' che mi ha permesso poi di arrivare qua. Il sito del Comune di San Pellegrino Terme è un sito che fino a qualche anno fa era in mano un'azienda, era un sito, diciamo, un po' povero, quasi statico, e nel 2011-2012 ho deciso con l'amministrazione, col Comune intero, di proporre una soluzione in WordPress. Ho fatto tutto gratuitamente e questo, diciamo, è il risultato. Il risultato che è interamente fatto con WordPress ha permesso ovviamente una riduzione dei costi, che non si traduce solo come il non costo del fare il sito, ma pone le basi per un futuro che non dipenda da aziende. Se c'è qualche modifica da fare si può fare, è WordPress, quindi non sono neanche tenuti a chiamare me per farlo. Così anche per le scuole, scegliere WordPress non vuol dire solo risparmiare nel fare il sito, che la cosa di per sé è relativa, ma vuol dire proprio avere uno strumento in grado di dare indipendenza all'ente. Il sito ha permesso un raddoppio di visualizzazione rispetto a una soluzione completamente proprietaria, e ha permesso anche un qualcosa che va oltre la burocrazia, per esempio gli eventi in formato open data. Ovviamente ci sarebbero tante funzioni che non sto qua a elencare, diciamo. Questo per dire che WordPress non dà solo valore aggiunto al sito e non toglie niente. Lo stesso sito è classificato secondo WordPress al mondo nella classifica internazionale, e quindi testimonia anche come una pubblica amministrazione possa avere un sito, diciamo, di qualità. Quindi WordPress per la pubblica amministrazione ad alti livelli e senza alcun compromesso. Io e Porte Aperte sul Web è un rapporto un po' nato, diciamo, per caso. Avevo iniziato con il Comune di San Pellegrino Terme a fare il plugin Amministrazione Aperta, che era una legge del 2012, poi diciamo che si è un po' modificata, un po' annullata con il decreto 33-2013 sulla trasparenza. Avevo iniziato a fare Amministrazione Aperta e da lì, diciamo, che ho capito un po' come funzionava tutta la creazione del plugin e lo sviluppo. Lì diciamo che è stato sì un successo, ma neanche troppo. Poi è arrivato il decreto 33-2013, allora mi sono detto, sì, potremmo fare una cosa analoga anche per la sezione della trasparenza. E quindi nasce appunto il plugin Amministrazione Trasparente. Rilasciato il 4 luglio 2013, la sera stessa faccio una ricerca su Google mettendo Amministrazione Trasparente WordPress. Vedo che nessun altro ha avuto la stessa idea, nessun altro ci sta pensando. Rifaccio la ricerca mettendo amministrazione trasparente tra virgolette e mi compare Porte Aperte sul Web mailing list Yahoo. E questo è il primo messaggio che ho lanciato, che poi grazie anche soprattutto a Alberto e Renata Durighello sono un po' riusciti a farmi entrare in questo gruppo e anche a sfruttare quello che abbiamo fatto, sfruttare ovviamente in senso positivo. Passaggio successivo è stato quello riguardo la WCP, è stato un lavoro più che presentato, annunciato a SMAU del 23 ottobre 2013 e da lì a fine novembre, inizio dicembre il lavoro è diventato realtà. Ad oggi quindi ci sono due macro soluzioni distinte che sono Amministrazione Trasparente, rilasciato un po' con il nome tecnico nel Q3 2013 e AVCP XML a fine 2013. Abbiamo statistiche che dicono che a ottobre 2013 Amministrazione Trasparente, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, circa 4 mesi, non ha fatto neanche 1000 download e ad oggi a maggio ne ha fatti 7500. Un stesso ragionamento per AVCP, qua i grafici testimoniano anche un picco ovviamente a fine gennaio, ovviamente vanno letti un po' diversamente perché quello a destra ha una scala doppia, nel senso che quello a sinistra è su scala 200, quello a destra è su scala 400. Questo per dire che sono in rapida crescita. Queste sono le statistiche del forum, di un mini forum che avevo creato di supporto, attivo mi sembra alla fine gennaio. Ieri sera l'ho spostato su un altro sito che poi, su cui poi spenderò due parole. E anche qui dà un po' l'idea di quanto queste soluzioni non solo siano utilizzate ma siano anche partecipate attivamente. E quindi nasce un po' il progetto WPGov, che non è nient'altro che un marchio che ho dato a tutti e due i plugin, ne è arrivato un terzo bello aggiornato stanotte. E questo WPGov sarebbe un progetto un po' con lo scopo di rendere WordPress un qualcosa di davvero utilizzabile per la pubblica amministrazione. Le soluzioni sono tre: amministrazione trasparente, AVCP, amministrazione aperta. Sono tutte e tre ovviamente disponibili nel repository ufficiale, rilasciate gratuitamente, open source, hanno al loro interno parecchie ore di lavoro non solo mie ma di tutti i membri di Porte Aperte. E queste tre soluzioni, unite poi anche all'albo del caro Ignazio Scimone, permettono proprio di avere tutte le funzioni necessarie per rendere WordPress una piattaforma unica e indipendente. In particolare questi lavori permettono di assolvere al decreto legislativo 33 2013, hanno una struttura avanzata di categorizzazione, AVCP XML per i bandi di gara, amministrazione aperta che fino ad oggi ha gestito solo contributi e concessioni, ma da oggi di fatto ha anche il supporto per incarichi e consulenze. Due parole che vanno di moda in questi anni sono la vision e la mission. Credo che possano essere comunque adattate in un'ottica, diciamo, di comunità. E quindi questa sarebbe la vision un po' del progetto WPGov e di tutta la comunità Porte Aperte. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di offrire agli enti pubblici soluzioni, diciamo, standardizzate che tendono a unificare i siti, semplici, gratuite, ma che al contempo non causano compromessi e danno solo di fatto valore aggiunto. Tre parole di base: flessibile, veloce aggiornamento, semplice da installare. Flessibile perché sfrutta tutte le funzioni native di WordPress, quindi magari chi ha più smanettoni, chi ha più conoscenze può benissimo modificarli o farli diventare anche portali più avanzati. Per esempio c'è un'azienda della quale non mi ricordo il nome, che sotto alla tabella di AVCP ha messo una lista proprio di tutte le gare, adesso non mi ricordo bene su quale base, però ha di fatto messo del codice che prende i custom post type e li visualizza tutti sotto. Questo semplicemente per dire che tutto il lavoro è facilmente modificabile e implementato. Altra parola, veloce aggiornamento, basta un click. Andrea ne sa qualcosa visto che ha aggiornato tutto un attimo fa. Le soluzioni semplici da installare e utilizzare, per installarle bastano 10-20 secondi come tutti i plugin di WordPress e per essere configurate e utilizzate qualche minuto. La mission sono poi i vari passi che mi piacerebbe dare a WPGov e a Porte Aperte. Come primo passo sarebbe la promozione di buone pratiche, l'incentivazione di un qualcosa di collaborativo verso un CMS open source. In questo primo passo Porte Aperte ci ha sicuramente centrato e la riconferma è la numerosa gente che siete voi di fatto. Secondo passo è creare un progetto ad hoc che vede WordPress come framework per lo sviluppo di siti, fornendo garanzie e supporto e senza lasciare quindi gli enti allo sbaraglio. Praticamente l'intenzione è quella di fare rete. Il terzo passo è poter contare su una rete di utilizzatori in grado di avere un ruolo attivo nella promozione. Attivo che non vuol dire solo segnalare problemi, ma vuol dire anche dare consigli, suggerimenti, proposte e comunque diciamo entrare in un'ottica di condivisione. Il quarto passo è promuovere WordPress come piattaforma autonoma e magari anche privilegiata per la PA, per via di tutti i vantaggi che indubbiamente offre. Quindi si passerebbe da non più una promozione di applicazioni per WordPress, ma WordPress come applicazione. Questo vuol dire che l'intenzione non sarebbe quella di dare soluzioni a chi sceglie WordPress, ma sarebbe di dare una soluzione unica agli enti che vogliono passare all'open source e migliorare la propria comunicazione sul web. WPGov, c'è l'indirizzo www.wpgov.it che di fatto adesso è ancora un po' vuoto, però conto di farci passare tutta la documentazione e il forum di supporto in modo proprio da avere un punto di riferimento fisso che abbia una sorta di marchio e che non sia riconducibile a una persona fisica quale potrei essere io o altri. Veramente appunto l'intenzione è quella di avere qualcosa che possa apparire anche più serio a non solo a scuole ma anche altri enti. A chi è rivolto? Diciamo un po' tutti, a tutti coloro che, a tutti gli enti che credono in queste paroline inglesi un po' strane, un po' del ventunesimo secolo. Open government, information, transparency, un po' di tutto insomma. Qua ho messo una stima degli enti, anche se proprio stima, perché dati ufficiali non ce ne sono, diciamo sono dati un po' ufficiosi, dati anche dalle ricerche su Google, si possono fare quelle un po' particolari per vedere cosa salta fuori di fatto. Al momento gli utilizzatori maggiori ovviamente sono le scuole di Porte Aperte, c'è una fetta di altre scuole su cui preferirei non spendere troppe parole, anche perché ci sono interessi di altro tipo troppe volte, e poi fortunatamente sono anche altri enti come comuni, società, comunità montane e anche USR Lombardia e, se non sbaglio, USR Veneto e USR Emilia Romagna. Questo appunto per dire che non è una soluzione apposta, diciamo che non è una soluzione limitata alle scuole, ma una soluzione per tutti gli enti. Questi sono 4 esempi di 4 siti che utilizzano questi plugin. Abbiamo l'Istituto Superiore di Messina, Comune di San Pellegrino Terme, USR Lombardia e qua in fondo la Camera di Commercio di Sassari. Ci sarebbero anche altre aziende, però la lista sarebbe davvero interminabile. Quanto è potente? Un'altra domanda che salta fuori spesso, perché a volte si crede che una soluzione diciamo ad hoc possa essere migliore di una open source e questo non è sempre vero, in questo caso ovviamente no. La domanda riguardava più che altro sui limiti che potrebbero avere questi lavori e i limiti di fatto non sono imposti, dipende tutto dal servizio di hosting. In questo caso potete vedere, non so se si legge, sì, si legge abbastanza, è un file XML generato da un'azienda della Lombardia con 4.660 gare. È un file XML che si avvicina ai 5 mega, quindi ha richiesto anche un uso intensivo del servizio di hosting. Però questo è appunto per dire che non ci sono limiti di utilizzo, dipende tutto alla fine dalle macchine che lo eseguono. E anzi, usando WordPress e le funzioni native proprio i limiti dei miei plugin, dei nostri plugin, sarebbero proprio i limiti stessi di WordPress. WPGov.it sono, e quindi il nuovo marchio dei tre plugin, ho deciso di fornire un pannello unico per tutti tra i plugin, con divisione per schede, appunto per testimoniare un qualcosa di unico e non soluzioni divise. Altre novità che troverete già nei siti WordPress da oggi, l'ho lanciata ieri sera e stamattina durante l'incontro di stamattina le ho sistemate perché avevano ancora necessitavano ancora qualche ritocco. E un'altra novità è avere tutti i tipi di dato insieme, non più sotto articoli o sopra media, ma proprio in un blocco unico. Amministrazione Trasparente, questa funzione purtroppo non ho ancora avuto il tempo di implementarla, comunque per tutti i siti di Porte Aperte avrà nelle pagine di archivio degli appositi filtri che permetteranno di avere visualizzazioni più complesse, come una divisione per mese, una divisione per anno e una ricerca anche nelle sezioni più veloce, un po' come quello che hanno fatto i cari compagniani. La novità più corposa è l'amministrazione aperta, è anche quella un po' più richiesta perché è questo plugin che fino ad oggi ha permesso l'inserimento di contributi, concessioni e di spese, e da oggi potranno essere inseriti con questo anche incarichi e consulenze. Il plugin l'ho rivisto un po' perché era anche, l'ho sviluppato parecchi mesi fa, e quindi ha una nuova immagine, l'ho un po' rinnovato proprio per farlo arrivare anche sullo stesso piano degli altri due perché era quello più inutilizzato, mentre gli altri due hanno un numero di download dai 7.000 ai 8.000, questo ha appena superato i 1.000, quindi è stato un po' trascurato. Altra novità di amministrazione aperta, anche questa arriverà a breve, sarà la possibilità di avere dei grafici statistici per le spese, probabilmente anche per gli incarichi, e sto studiando qualcosa anche sui bandi. L'idea è proprio quella di avere, diciamo, statistiche che testimoniano quanto i dati che i vostri enti inseriscono con WordPress siano riutilizzabili e siano aperti. Non a caso, in tutte le tabelline che vengono generate tramite i shortcode potete esportare in PDF, in Excel, in XLS, in CSV, un po' di tutto praticamente. Sono dati proprio che non hanno vincoli. Quindi vi inviterò ovviamente a installare questi tre nuovi plugin che hanno fatto uno scalo di versione, siamo passati a Amministrazione Aperta 3, a BCP XML 5, Amministrazione Trasparente 4. Ok. Allora, Marco mi ha chiesto di stargli vicino per avere un conforto morale e io lo metto subito in imbarazzo. Hai parlato di questi tre plugin, non hai dato informazione del quarto, che mi sembra sia tuo, sempre, WP Attachment, giusto? Quindi persona molto, molto modesta, è un plugin che funziona abbastanza bene. Dovresti dire perché le scuole nei loro siti, per i loro obblighi normativi, dovrebbero preferire i tuoi plugin e non altri, anche gratuito o a pagamento. Che cosa hanno di più? Che cosa assicurano? Di sicuro assicurano un futuro, assicurano che anche essendo supportati da Porte Aperte sono in continuo miglioramento, perché un ente dovrebbe scegliere questi sicuramente perché non comportano un costo, perché non danno vincoli da un'azienda, come si diceva anche stamattina, se un ente va da un'azienda poi si potrebbe trovare anche problemi nel riutilizzo dei dati una volta che dovesse cessare il contratto con questa azienda. Le soluzioni appunto danno comunque più certezze oltre al risparmio. io desidererei dire qualche parola in più degli aggiornamenti che hai fatto. Prima avevamo amministrazione trasparente, poi c'è stato anche la WCP, un plugin che non solo assicura la pubblicità che è obbligatoria in base al decreto legislativo 33, ma non ci dimentichiamo della legge del 2012, e vi sono degli obblighi delle pubblicazioni che si sovrappongono e in qualche caso rappresentano anche dei doppioni. Per cui in base alla legge del 2012 bisogna pubblicare sul sito tutte le spese che vengono fatte. Amministrazione trasparente dice invece che i dati debbono essere aggiornati semestralmente. Con l'utilizzo del plugin di Marco noi abbiamo la possibilità, con una sola operazione, di adempiere agli obblighi sia della legge del 2012 che del decreto legislativo del 2013, perché mettendo dei link nelle barre laterali o in delle pagine che vengono ben identificate, questo plugin dà la possibilità di generare il file in XML, quello che entro il 31 gennaio bisogna mandare alla BCP, ma di far visualizzare in una pagina scelta da voi, una pagina prestabilita, la tabella di tutte le spese effettuate. E quindi questa tabella potrebbe essere effettuata e potrebbe essere utilizzata anche per dimostrare gli adempimenti della legge del 2012. Inoltre, stamattina si è parlato dell'obbligo dell'anagrafe delle ditte, ci sono varie possibilità di ricerca con dei link sia sull'oggetto della gara intesa come spesa in senso lato, anche le minute spese per quanto riguarda cancelleria, toner e via discorrendo. Quindi con i link che sono posti sia sull'oggetto sia sull'anno che sulle ditte si può ottenere l'elenco delle ditte che hanno partecipato alle gare in quella scuola per quel determinato anno, quante di queste gare si sono aggiudicate, per cui nel raffronto che dovrebbe fare, penso che questo sia lo scopo, la BCP di tutta la comunicazione, poter verificare una determinata ditta come va a espandersi, come va ad affermarsi sul territorio, o se partecipa solo in un determinato territorio o se si aggiudica le gare in un determinato territorio. La lacuna che Marco aveva lasciato era proprio in amministrazione aperta. Vi è l'esigenza di pubblicare gli incarichi, le concessioni, che nella scuola diciamo che non esistono se non per quanto riguarda le borse di studio, ma se sono inferiori a 1000 euro non bisogna pubblicarle. Allora io desidererei che tu adesso esplicitassi sull'aggiornamento di amministrazione aperta quali sono le opportunità e le possibilità che vengono date con l'inserimento dei dati attraverso i filtri, di poter pubblicare nelle varie sezioni diverse di amministrazione trasparente questi obblighi e queste operazioni. Se ho capito bene. Okay. Sicuramente tutti i dati che saranno inseriti in amministrazione aperta saranno visualizzabili sotto forma di tabelle come negli altri casi. Ci saranno shortcode particolari, vediamo se riesco a recuperarlo. Vabbè. Comunque praticamente sarà uno shortcode con diversi parametri che permetteranno di avere visualizzazioni particolari. Amministrazione aperta, ok, shortcode. Questo sarà, spero, lo shortcode definitivo da utilizzare. Adesso non è tanto per insegnarlo, ma è solo proprio per far vedere i parametri. Anche perché vi abbiamo detto qualcosa. Esatto. Allora, ci saranno parametri come tipo, in cui potrà essere messo spesa o incarico, ci saranno parametri di grafico che purtroppo adesso non non è ancora implementato, sarà possibile generare tabelle su base annua e sarà possibile generare anche tabelle, oltre che su base annua e su tipo di contenuto, anche su tipo di incarico. Tipo di incarico che vorrebbe dire incarichi autorizzati ai propri dipendenti, dipendenti dell'altra amministrazione o soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Come dicevo prima, sono tutti dati aperti, quindi fare queste visualizzazioni è solo più un problema logico o da pensare, perché a livello di codice il lavoro è davvero poco. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante, però bisogna farci magari qualche ragionamento, è avere una visualizzazione proprio di tutti i consulenti e i collaboratori. Però devo farci qualche ragionamento solo per vedere per caso se ne vale la pena. Non so, nel caso delle ditte di AVCP sicuramente serve, perché una ditta parteciperà quasi sicuramente a più bandi in mente, e con AVCP si possono visualizzare tutte le gare a cui è partecipato una ditta, avendo appunto visualizzazioni più particolareggiate. La possibilità di assorbimento di AVCP, te ne ho già parlato, perché io sono alla sua spina nel fianco e quando la sera c'è qualche sua chiamata, ma zio ho pubblicato l'ultimo aggiornamento, io lo vado a verificare e dopo un minuto gli dico che non va e lui si dispera. E dicevo, per quanto riguarda la registrazione in AVCP, la possibilità di carico, di assorbimento, io devo registrare, dicevo Ignazio prima, 3 gare, a ciascuna gara hanno partecipato da 90 a 100 ditte. Reggerà? È problema solo di hosting oppure c'è un problema di programmazione di spazio nel plugin? Lui voleva che io fossi qua come supporto morale, infatti lo sto mettendo a suo agio, vediamo se riusciamo a mettere in difficoltà. Sta mettendo dura prova. Allora, praticamente si tratta di avere un qualcosa che permetta magari anche di importare da elenchi, cose che attualmente siamo stati, tutte a mano. Okay. Sicuramente si può, perché è basato su WordPress, quindi a meno che il vostro database non sia di 1 mega ci stanno tranquillamente. Anzi, è quell'esempio di prima di quell'azienda della Lombardia, ha inserito 4660 gare e addirittura ha trovato un modo per caricarle da un file, adesso non ricordo se CSV o Excel, ma le ha caricate in modo automatico, le travasate direttamente all'interno del database. Sarebbe una cosa ovviamente interessante, renderla disponibile per tutti, e l'obiettivo è un po' quello, diciamo, migliorare sempre, e contiamo, magari ci diamo qualche data per lavorarci su e auspichiamo ovviamente di poter offrire comunque fattibile, senza problemi, e addirittura mettendo dentro mano quelle si può già fare senza problemi, anche se il tempo credo che non giochi a nostro favore. Una novità è un'anticipazione per quanto riguarda gli shortcode che tu hai fatto vedere. Al momento bisogna inserirli manualmente nella pagina, però lui si è impegnato già a automatizzare il processo, e quindi con un'icona che appare nella barra degli strumenti, così come avviene per l'albo online, si potranno scegliere i vari codici secondo le necessità, che si tratti di spese, di incarichi, di concessione e via discorrendo. Io ci ho tentato, non sono riuscito a metterti in difficoltà, ma di questo ce lo può testimoniare Alberto, ne siamo fieri, perché è stato un acquisto veramente grande, dello stesso livello degli altri acquisti fatti precedentemente, del valore dei nostri amici tecnici e volontari, perché le persone che fanno parte del gruppo di Porte Aperte sul Web, del gruppo di Facebook dei siti scolastici, li troviamo presenti quasi 24 ore al giorno e non è raro che fino alle 2 alle 3 di notte ci sia qualcuno che interviene a favore della persona che improvvisamente ha visto scomparire il sito, e ieri sera c'è stata un'esperienza del genere. Io avrei finito e ringrazio Marco per le novità e l'impegno che mette a favore di tutti noi, ma in particolare di tutti voi, anche perché, e io ci tengo a dire, sono uscito da quelli che sono gli impegni e, essendo andato in pensione, come diciamo da noi, la godo dal lastrico, ecco, tra virgolette è un detto nostro siciliano. L'ultima cosa vorrei dire, io per lui rappresento il Best Test Center. Il best non inteso come il migliore, il più grande, inteso come termine siciliano. Da noi quando una persona non va bene a scuola si dice che è un asino, in dialetto si dice bestia. Per non farglielo capire, allora abbreviamo e diventa best. E quindi quando io testo i suoi programmi, i suoi software, se riesco a farli funzionare io, e allora si vede che vanno bene. Grazie. Grazie.